Ed eccoci all'interno dell'Abbazia di San Giovanni in Venere, proprio qui all'interno di questo luogo di culto che rappresenta davvero una delle bellezze, di Fossa Cesia e non solo. Noi siamo in compagnia di Padre Tito che, ci ospita in questo momento proprio all'interno dell'Abbazia, un luogo di culto davvero molto, molto bello, dove si respira davvero una grande spiritualità. Allora, Padre Tito, un'abbazia davvero, molto antica perché risale intorno al 1100. Sì, l'anno di fondazione di questa, che è la terza chiesa costruita, è il 1165 ed è coeva della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, quella che è andata bruciata qualche anno fa. E il costruttore di questa attuale chiesa era l'abate Odericio II di Collepietro, che era anche cardinale, però prima di questa chiesa di stile cistercense ce n'era un'altra costruita attorno al 1100 che però venne distrutta per un terremoto, i lavori rimasero interrotti fino al 1165 e precedentemente ce n'era un'altra che risale almeno come inizi al monaco Martino, che era un monaco, come narrano le fonti narrative, proveniente da Monte Cassino, che si installò nei pressi di un tempio in rovina dedicato a Venere Conciliatrice. Per questo si chiama San Giovanni in Venere. Ecco, e da qui il nome da cui prende appunto la denominazione questa abbazia. Ricordiamo anche che è un luogo di meta frequentatissimo, non solo dai pellegrini, dai tanti fedeli, dai turisti, ma anche da veri e propri gruppi che raggiungono questo posto da ogni parte dell'Italia e del mondo, anche da persone che vengono a sposarsi proprio qui, anche dal Canada, ad esempio. Sì, c'è molta frequenza e da qualsiasi parte, c'è una fama molto diffusa di questa abbazia che ha pochi paragoni, specialmente in Abruzzo, potremmo pensare, paragonare a San Clemente a Casauria, vicino a Tocco Casauria, oppure San Liberatore a Maiella. E altre grandi abbazie non ce ne sono. E questa ha un suo fascino particolare, sia per il luogo in cui si trova, su questo promontorio che guarda il mare, e anche per la sua elegante semplicità. Piace molto proprio per questo, e anche se tante cose che abbellivano questa abbazia, questa chiesa, sono andate perdute, come il tabernacolo sopra l'altare, il cero pasquale monumentale e anche l'ambone, che era grande, maestoso, scomparso tutto. Sono rimasti soltanto degli affreschi nella cripta, che anche ha una sua suggestione. Questa abbazia era un luogo, un punto d'incontro tra due ducati al tempo dei Longobardi, il Ducato di Spoleto e il Ducato di Benevento. Faceva un po' da cerniera questo territorio, questo luogo adiacente al fiume Sangro. E il grande benefattore di questa abbazia è stato il conte Trasmondo, sia primo che poi il figlio Trasmondo II, che erano di nobile stirpe longobarda, ed erano strettamente imparentati con i duchi di Spoleto, sempre della nazione longobarda. E questo ha fatto sì che l'abbazia godesse di molti privilegi, territori, potesse avere tante autorizzazioni per la pesca, la coltivazione, costruire le strade. E poi era luogo di passaggio del tratturo. Le greggi che scendevano dai monti della Laga del Gran Sasso facevano sosta proprio qui a Fossa Cesia, nei pressi dell'abbazia, nell'attuale campo sportivo di Fossa Cesia. Lì si attendavano
i pastori e i monaci naturalmente prendevano la lana, le pelli di pecora per fare poi le pergamene per gli scritti. E nei tempi migliori aveva 70 monaci, due chiostri e due scuole, una scuola per i giovani monaci e una scuola anche per i bambini della zona. Poi sempre il grande abate Odoricio II fece costruire Rocca San Giovanni, un paesino che si trova qui vicino, che era luogo di rifugio perché questo luogo veniva molto spesso aggredito dai saraceni, dai pirati. E allora sia i monaci che gli abitanti del luogo si rifugiavano a Rocca San Giovanni. E si parla anche di un tunnel che collegava l'abbazia con questa rocca di rifugio. Ha sofferto molto per i terremoti e varie vicissitudini. La conventualità monastica è durata fino alla fine del 1400. Sono, Padre Tito, gli elementi caratteristici dell'abbazia, ma anche di tutta la struttura che gira intorno all'abbazia, nel senso che il pellegrino, il fedele che viene qua, quali sono appunto i punti che maggiormente viene a visitare, appunto di maggiore interesse storico, culturale e ovviamente religioso? Ci parlava anche della cripta, no? Sì, prima di tutto questa l'aula principale, che è lunga 50 metri ed è larga 25 metri al transetto, però non è un rettangolo perfetto perché verso il portale della Luna si restringe, quindi sono 22-23 metri. È stile cistercense, nel senso che si alternano gli archi romani a tutto sesto con l'arco acuto che prepara il gotico, e il completamento di questa costruzione riguarda soprattutto il transetto, l'altare maggiore. Invece il tetto è a capriata, il tetto molto probabilmente non è stata mai fatta la volta in muratura. E colpisce proprio questa nobile semplicità ed è uno stile nuovo per quell'epoca, che veniva importato dalla Borgogna, dai monasteri cistercensi della Borgogna, della Normandia. E quindi Odoricio II chiamò delle maestranze dalla Borgogna per fare questa costruzione che durò parecchi decenni, non fu una cosa di poco tempo. E ancora adesso, nonostante tutte le vicissitudini, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, ha sofferto per i bombardamenti della battaglia del fiume Sangro, però ha retto bene ai vari terremoti. Il più disastroso fu quello del 1456, che distrusse un altro chiostro e gran parte degli edifici monastici. Dopo i monaci benedettini subentrarono i padri filippini di Roma. Sisto V nel 1585 affidò l'abbazia a San Filippo Neri e vennero qui da Roma e l'hanno custodita bene, hanno perpetuato la devozione a San Giovanni Battista fino al 1954, quando sono arrivati i passionisti, una congregazione missionaria fondata da San Paolo della Croce. In Abruzzo è molto conosciuta soprattutto per San Gabriele dell'Addolorata,
Il santuario si trova vicino Isola del Gran Sasso e appunto ci sono molti turisti per questa bellezza che si dispiega anche con il portale della Luna, le sculture, il chiostro e la cripta. E poi qui attorno c'è la costa dei Trabocchi, dove chi ha bisogno di riposo, di serenità, può trovare tutto quello che gli richiede una natura incontaminata e accoglienza forte e gentile proprio abruzzese. Bene, Padre Tito è un'ottima guida turistica, storica, turistica e religiosa. Noi la ringraziamo per questa sua testimonianza e per averci condotto in questo posto bellissimo attraverso la narrazione, la storia che appunto lei ci ha raccontato. E naturalmente per tutti coloro che ancora non sono stati qui, noi li invitiamo caldamente a venire a visitare l'Abbazia di San Giovanni in Venere qui a Fossa Cesia.